sera, questo momento di chiesa, se ne pensasse di per la seconda volta, la terza per il comune dei cittadini, l'ultima volta con Francesco, che è un ragazzo che studia con me, lavoriamo, diciamo, ci definiamo ricercatori economici in senso lato, perché noi veniamo dalla vostra parte, cioè in questo caso io sono qui, da questa parte della scrivania, ma per un determinato periodo di tempo ero di là. A un certo punto ho detto ok, mi sono stufato, adesso bisogna che facciamo qualche cosa, perché non è proprio più il caso di traccheggiare e di continuare a perdere tempo. Anch'io ho a casa di Grillo, anch'io ho votato 5 Stelle, non mi ricordo di Grillo. Sono parzialmente deluso dall'atteggiamento in politica economica, ma comunque sempre fiducioso e disponibilissimo a fare incontri, eventi, non c'è nessun problema. Io sono troppo contento che vogliono per essere tornare qui, perché è fondamentale che le persone che hanno la volontà forte di riuscire a gestire meglio il paese abbiano poi gli strumenti per poterlo fare, perché non basta la semplice sola volontà. Oggi, anche per effetto delle cose che ci ha detto Maurizio prima, anche se noi avessimo 900 Falcone e Borsellino in Parlamento, le cose purtroppo non potrebbero andare bene, perché siamo fortemente vincolati a tutto quello che nel tempo e nel passato proprio delle varie fasi che hanno portato a uno sviluppo dell'Unione Europea fino ai giorni d'oggi, siamo stati, diciamo, quasi tra virgolette costretti a subire, o meglio abbiamo accettato supinamente, passivamente, in nome di che cosa? Di quello che poi era spesso definito il sud spinelliano. Io all'università l'ho studiato, ce l'hanno fatto studiare, molte persone continuavano a dirci che l'Europa sarebbe stato un posto migliore, dove i popoli si sarebbero trovati meglio, saremmo stati tutti meglio, perché l'integrazione è importante. Poi c'erano quelli che si mettevano a giocare al risico, che dicevano no, perché c'era Cina, c'era Russia, c'era America, allora noi con l'Europa tutti insieme siamo più forti. Sì, per carità, nessuno lo mette in dubbio, però in questo momento siamo solo più affamati, non più forti. Di base, due minuti per parlare di economia dei cittadini, che è un'associazione fatta dai cittadini come voi, i miei collaboratori, cioè colleghi qui di economia dei cittadini, c'è Igor, grandissimo, c'è Valentina, c'è Gianluca, sono qui e noi siamo persone semplici che hanno deciso di metterci la faccia. Siamo nati dopo il primo summit MMC e abbiamo voluto dissociarci da un determinato modo di fare, anche se poi insomma collaboriamo in qualche modo insieme ad alcune parti di altri gruppi che lavorano sempre, parlando di modern money theory e comunque di teorie economiche definite eterodosse, cioè che guardano l'economia da un punto diverso rispetto a quella che poi oggi noi ci danno in testa, che è l'austerità. Quando Maurizio ha parlato prima di austerità come soluzione, ora ecco, potremmo anche pensare che c'è una cattiveria sottostante a tutto ciò. Guarda, di fatto i libri di economia negli ultimi 20-30 anni hanno ripreso dei lavori elaborati da istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale per lo Sviluppo e quant'altro, che dicevano che con l'austerità, quindi con il consolidamento delle spese da parte dello Stato, ci si sarebbe potuti espandere così, un po' come, non so, quelle persone che purtroppo magari hanno problemi di sovrappeso, io sto andando su quella strada, che usano mettersi una sorta di laccio nello stomaco per cercare di stringerselo, quindi che sono austeri, stringono, come se ingrassassero, cioè loro fanno per dimagrire, no? Io non so se voi conoscete, qualcuno, conosco persone che non riuscivano a dimagrire e che hanno dovuto utilizzare questi strumenti per cercare di dimagrire per una questione di salute. Quando l'hanno messo non sono ingrassati, sono dimagriti, quindi l'austerità non può essere espansiva, però per loro l'austerità è espansiva, anche se poi un anno e mezzo fa hanno iniziato a far uscire qualche lavoro che dice ah, oddio, forse ci siamo sbagliati, beh, buongiorno, ok, tanto di fatto, come dice Letta, euro sì, morire per Maastricht, ha scritto un libro che si chiama così, lo dice lui a noi, se lui ci guarda e ci dice euro sì, morire per Maastricht, voi, ok, perché io a casa che non potrei prossimi 10 generazioni. Ora, euro, opportunità o fallimento, ecco, noi abbiamo chiesto proprio di intitolare così la nostra presentazione di oggi, perché si parte da un punto di fatto equidistante, cioè noi non abbiamo pregiudizi contro l'euro, non è che non ci piace la moneta o la carta con cui sono stampati gli euro, o ci sta antipatico il fatto che non c'è l'euro di carta, come diceva Tremonti, che era una barzelletta totale, anche se magari in parte o per qualche cosa poteva anche essere utile, per carità, non lo nego. Opportunità o fallimento, perché poi oggi la più voce, soprattutto in Europa, ci dicono beh, non avete saputo cogliere l'opportunità dell'euro, siete stati lenti, non avete voluto innovare, la competitività. E quindi a un certo punto siamo noi oppure c'è proprio qualcosa che non va. Nell'elaborazione del progetto per i 5 Stelle, io andrei a parlare con la dottoressa Laura Castelli,
ci chiesero delle particolarità da analizzare su questo lavoro, ce lo chiesero abbastanza, diciamo, complesso, insomma, ci dissero cercate di fare il meglio che potete fare. Sono uscite fuori 65 pagine di PDF con bibliografie, grafici, non me la sono sentita di riproporlo, ma non per qualcosa, perché secondo me contano i concetti poi. Se io mettessi qua una serie di grafici infinita, voi sbadigliereste per un'ora barra due e io non otterrei nulla. Io vorrei semplicemente che voi ragionaste con le vostre teste, perché noi non siamo scemi. Cioè io ho una laurea in economia, faccio il professore e ripeto, ho libri di travaglio a casa, ho libri di grillo, poi ho capito che c'era qualcosa di più e questa cosa la può fare chiunque, non c'è nessun limite a tutto ciò. Partiamo con i punti di analisi richiesti dalla dottoressa Raffelli, o meglio da coloro che poi curavano il progetto Economia 5 Stelle, che adesso continua a esistere anche su Facebook, che fanno anche degli ottimi lavori su molte cose. Ecco, per esempio loro poi hanno, per i 7 punti proposti da aprile, una ottima analisi su quello che potrebbe essere un eventuale referendum sull'euro. Allora, una delle prime cose che ci chiesero fu: ma se rimaniamo nell'euro che succede? E dopo vedremo, man mano scorreranno le slide, e poi vedrete le risposte e le rimonte. Dopodiché, in che modo il governo italiano potrebbe chiedere di riformare i trattati europei in materia economica? Quali sono le condizioni, i vantaggi e gli svantaggi di una moneta per i paesi più forti e non per quelli più in difficoltà? Quando si parlava, vi ricordate, del famoso euro a due velocità. Cosa accadrebbe nel caso di immissione in corso di una seconda valuta in Italia? Quindi, non so, proposte per rendere più sostenibile la permanenza nell'euro. Immissione di una valuta complementare, pro e contro del nostro paese in caso di uscisse dall'euro. Abbiamo iniziato il progetto con questa frase che abbiamo trovato su un libro di un professore dell'MIT, che è il professor William Mitchell, probabilmente il più grande economista vivente, insieme a Newcastle in Australia, e all'introduzione di un libro che ha scritto lui in inglese, insomma io ce l'ho, i miei colleghi lo utilizzano, eccetera, ha questa frase in quel libro. Sono 280 pagine di economia sparate solo per malati, come noi, insomma, comunque per chiunque poi volesse cimentarsi, non c'è nessun problema, e dice: il progetto che ne segue è dedicato comunque ai milioni di disoccupati senza nome che si vedono negata l'opportunità di una vita dignitosa a causa dell'implementazione di teorie neoliberiste adottata dalla società della scuola di pensiero ortodosso, cioè quella che attualmente oggi a noi ci dà l'austerità, che sfortunatamente non sopportano sulla loro pelle in maniera diretta le conseguenze della loro vita. È il famoso morire per Maastricht, no? Lui il suo problema non ce l'ha. Il primo problema, diciamo, che di per sé è l'euro. L'euro in quanto moneta non di stati, non esiste uno stato. Noi abbiamo passato 70 anni di integrazione europea per cercare di affinare le nostre economie, per cercare di affinare i nostri mercati, per abbassare le barriere, per il commercio. Quando siamo arrivati al 2013-14, adesso siamo nel 2014, non ci sono gli Stati Uniti d'Europa. Secondo voi è normale? Cioè, noi non abbiamo fatto uno Stato che sia in grado di dialogare con una banca centrale che oggi esiste, che comanda tutto e che è l'esempio clou dell'indipendenza della banca centrale, che è un concetto, un punto di partenza ideologico tipico della scuola di pensiero attuale. La scuola di pensiero economica attuale dice che la banca centrale deve essere indipendente, perché altrimenti dei politici corrotti si vendono per i voti dei diritti che le persone normali non hanno. Questa tipologia di pensiero è estremamente grave e trova le sue origini in quello che viene definito l'anziano regime. Che cos'è l'anziano regime? È Maria Antonietta, ma sta al popolo a fame, che mangi le brioche. Ecco che cos'è l'anziano regime. Questa ideologia parte da lì. Allora, se vogliamo evitare che le persone che gestiscano la cosa pubblica siano corrotte, evadano, si facciano i loro, tra virgolette, porci comodi, io sono insieme a voi. Ma non lo dobbiamo fare tagliandoci gli strumenti che ci siamo guadagnati con lotte continue nel tempo per quello che riguardava la democrazia, per quello che riguardava la nostra possibilità di poter riuscire a vivere una vita dignitosa. Il taglio della spesa pubblica di per sé non va bene per risolvere. Anzi, ci sono milioni e milioni di parole, perché si contano in parole poi i paper internazionali, ci sono milioni di parole che dimostrano che la corruzione aumenta nei momenti di maggior crisi e austerità. Perché se qui c'è una pagnotta, facciamo proprio l'esempio lì, qui c'è una pagnotta e siamo 50-60 e ne tocca una fetta a testa, e io e Maurizio siamo quelli che spartiscono le fette, magari io e lui ci facciamo le fette più grosse. Ma se è mezza, state sicuri che a voi ne tocca sempre di meno, io e lui ce le faremo comunque più grosse. Perché pensiamo prima a noi,
Oggi il mio amico Gianluca mi ha detto: chi usa il barattolo del miele e lo chiude si lecca le dita. È emblematico, ha ragione. È così, quindi non possiamo risolvere il problema tagliando netto. Dobbiamo evitare che si rompi, che non vuol dire tagliare, no? Oggi noi ci troviamo paradossalmente in una situazione in cui c'è la BCE, vedete, che è colei che emette il denaro solo quando lo dice lei, perché lo dice lei, e sembra quasi una satira, solo quando lo dico io. E ci sono che dà poi i soldi alle banche, e gli stati devono andare dalle banche per farsi dare i soldi, per far camminare la propria, il proprio stato sociale, cioè persone che hanno lavorato 35-40 anni, che devono prendere una pensione, lo Stato per pagare la pensione a quelle persone improduttive, tra virgolette, deve farsi prestare i soldi, e questo è qualcosa di proprio l'apoteosi, no? Come si fa a gestire uno Stato in questo modo? Purtroppo però nel tempo sono andate avanti, e il buon PD, il buon, ovviamente sono ironico, per anni ha votato persone come la Thatcher, come questi soggetti che dicevano: beh, di fatto lo Stato è come una famiglia, noi tanto incassiamo e tanto spendiamo, lo Stato non sarà mai una famiglia, mai. Tanto per cominciare, di fatto una famiglia ha un capo stipite, un percettore di reddito, chiunque esso sia, che ha un tempo limite di vita, no? Nessuno è eterno. Lo Stato, il nostro Stato, nel 1861, la Repubblica Italiana, ancora non muore, quindi già di tempo non ha limite. In più è colui che è padrone della moneta, è la sua. La stessa Federal Reserve è delegata dal Congresso degli Stati Uniti d'America a fare quello che fa, cioè la banca degli Stati Uniti d'America. Quindi tutto ciò porta a conseguenza logica semplice, che non può finire i dollari da poter stampare dalla Federal Reserve. Così come noi non potevamo finire le lire, non è nostra. Quale ideologia vede l'attuale composizione dell'Unione? È tipica della scuola austriaca. La scuola austriaca è una scuola di economia, oddio sì, cioè io devo dire che è una scuola di economia, però poi di fatto sono talmente piccoli che mi fanno anche pensare che potrebbero essere, non so, dopo di noi c'è ciò, però comunque loro si descrivono come economisti. Che cosa pensano? Partono anche da Karl Menger: lo Stato e la democrazia disperdono la ricchezza. Questa è l'ideologia alla base dell'Unione Europea, c'è stato confermato dal professor e raccontato dal professor Lampardier. C'è un film bellissimo, del quale posso passare a qualche slide, che si chiama The Brussels Business. È stato fatto da una ONG che è direttamente collegata alla Commissione Europea, quindi vedete, poi la Commissione Europea cerca delle parvenze di libertà di informazione. Il problema è che esista questa ONG, lo sappiamo adesso anche voi, lo sanno a Perugia perché l'ho raccontato a Perugia l'altra volta, lo sapranno anche là, però più o meno insomma non lo sa quasi nessuno, perché è qualcosa di sempre estremamente ristretto. Il trucco è quello, non è evitare che si veda la verità, è farla andare per vie che sono talmente microscopiche e insignificanti che poi alla fine non verranno mai a renderci conto di nulla, perché poi alla fine di fatto così succede. Secondo questa storia di pensiero, la moneta è una merce e deve restare scarsa per non perdere valore, ed è per questo che l'euro è quello che è, e la BCE non lo emette neanche qualora cascassero gli stati. La Grecia è al 28% di disoccupazione, c'è la gente che è veramente più disperata, la Spagna, idem. Perché non emette l'euro? Perché la moneta deve essere scarsa. Il professor Parquet definisce l'euro il super standard aureo. Vi ricordate, prima c'era lo standard aureo, è caduto nel 1971, quindi si era obbligati ad emettere monete in funzione delle riserve auree che si avevano a disposizione. Questo è super standard auto, perché proprio non ci muoviamo, ok? Come vedete, dice anche il professor Parquet, l'euro fu pensato nel 43, la francese passò per lui, con il dichiarato intento di togliere agli stati la loro ragione d'essere. Perché nel momento in cui, come ha detto anche Maurizio, tu controlli la politica monetaria, comunque la moneta di qualcuno, di fatto non ti serve altro, ti serve semplicemente di controllare i libri di economia. E fanno anche questo, non vi preoccupate. Francesco, che è venuto qui l'altra volta, ha fatto l'esame di macroeconomia poco fa, il professor Sardoni, che è una luce nel buio, perché il professor Claudio Sardoni dell'Università La Sapienza conosce il professor Amantia, conosce l'andamento della politica economica nazionale, è veramente molto bravo e preparato, ma anche lui deve comunque insegnare ciò che dall'università dicono essere il programma di insegnamento, e cioè prende il famoso libro Blanchard, che dice tutte quelle cose che ad oggi invece vengono imposte, l'austerità va bene, siete tranquilli, bravi, siete più belli quando siete austeri, siete più magri, quindi non so, anche insomma una questione di aspetto fisico, e la spesa al deficit dello Stato è una cosa brutta, lo Stato è inefficiente, la disoccupazione, attenzione che la disoccupazione sia un problema, ma l'inflazione
l'inflazione vi abbassa lo stipendio e la pensione, povero pensionato, che se c'è, come fa il povero pensionato se non c'è l'inflazione? E sono tutte queste cose che di fatto stanno ad indicare proprio questo, cioè fanno entrare anche nei libri di economia. Francesco ha dovuto dire delle cose al professore, poi diceva, professore, io lo dice così, però in realtà sta così, ha preso 30 e siamo tutti più con me. L'obiettivo qual è dell'Unione Europea? Creare un mercato regolato da leggi astratte e istituzioni tecnocratiche, eccoci qui, per minuti, insomma, più o meno immagino che questo sia abbastanza lampante, che la Commissione Europea che fa quello che vuole, il Parlamento Europeo che ogni tanto si ricorda che è un Parlamento che è eletto e che dice A però non riesce ad arrivare a B perché non glielo fanno fare, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna creare il più possibile questo mercato. Ecco, una delle problematiche che si avrà anche nel tempo sarà un accordo che sta nascendo tra Stati Uniti ed Europa per un'area comune di mercato. Il regista di The Brussels Business, Matteo Di Atar, ci ha promesso che ci darà esclusiva sul film che documenterà anche questa tipologia di apertura di mercato libero. Tutto un mercato libero, quindi siamo tutti liberi di morire di mano, non vi preoccupate. Il lavoro è una merce come le altre, di fatto l'Unione Europea è nata un po', o meglio, hanno cercato di improntarla sul modello degli Stati Uniti d'America. Il problema è che negli Stati Uniti d'America tutti più o meno parlano l'inglese o comunque l'americano, perché non è proprio inglese. Qui per noi diciamo è un po' più difficile andare a trovare lavoro in Belgio, in Olanda, in Germania, cioè c'è uno sradicamento culturale che è estremamente più differente. Perché hanno continuato ad implementare questa tipologia di organizzazione, diciamo, di stati sovranazionali, se ci sono delle differenze culturali molto, molto marcate? Non può pensare che un mercato del lavoro sia così immobile in Europa così come lo è negli Stati Uniti d'America. Quindi di fatto la moneta doveva essere relegata ad un ente esterno non politico, perché i politici sono dei porci che, siccome vendono dei falsi diritti a dei morti di fame, che siamo noi, allora dobbiamo evitare che se ne vadano in giro a regalare cose per ottenere dei voti. Questa è un'analisi bellissima. Questa analisi è stata compiuta da due, chiamiamoli economisti, ma anche allora diciamo parecchi rimasero abbastanza basiti del fatto che furono chiamati loro, sono Young e Brenna. Persone quasi mai sentite, non si troveranno lavori in giro, chi vorrà curiosare, mi sembra che Young abbia due pubblicazioni internazionali che sono praticamente in nulla. Che cosa fecero nel 2009? Pubblicarono questa raccolta di analisi che dal 1989 fino all'anno in cui di raccolta, quindi fino al 2009, segnavano tutte le critiche che erano state fatte sull'euro, perché il loro scopo, raccogliendo queste critiche, era di dimostrare che siccome le critiche dicevano che l'euro sarebbe caduto, l'euro invece ancora in piedi, e quindi si sbagliavano, e hanno fatto le fake fail della loro vita, perché di fatto questo trattato, che si vende anche, ma è scaricabile, se volete che lo presto io, è purtroppo tutto in inglese, si chiama "L'euro non può succedere, è una cattiva idea, non durerà". Ma è quello che si sta verificando, ci sono critiche dal 1989, c'è Krugman nel 2005 che dice non può succedere, state sbagliando, state togliendo allo Stato ogni ragione d'essere, fino al 2009 ci sono tutte, oltre 200 critiche, sono lì belle ferme, eppure tutti i soldi continuano ad essere contenti dell'euro, l'euro va bene, l'euro è perfetto e bla bla bla. Oh, allora questo è tratto da The Brussels Business. Mi piace, quando vedo questa foto, io su tende a essere un po' focoso, insomma, tendo un po' quasi a prendermela, mi viene in mente una delle cose che diceva Grillo in un suo DVD, quando parlava di Bernanke con un drago, no? Lui diceva questa che sta dietro, questa emorroide, ecco, questa emorroide che vedete qui, si chiama Pascal Kermé, ok? Questo Pascal Kermé ha lavorato 10 anni alla Commissione Europea e ha detto perché devo rimanere all'interno di un'istituzione pubblica, io me ne vado a lavorare dal privato e guadagno di più, e adesso fa il lobbista per la ASF, cioè l'European Services Forum, che è una delle lobby più influenti all'interno della Commissione Europea, insieme alla European Roundtable of Industries. Cioè questi sono quelli che fanno analisi per il loro tornaconto, le passano alla Commissione Europea, la Commissione Europea neanche le legge, cambia il formato, ci mette Commissione Europea e li invia a noi. E che cosa dice lui durante questo film, nei primi 3 minuti di questo film? Quindi vi cazzate subito. Dice, credo che circa l'80% delle leggi che determinano la vita dei cittadini europei vengono prese qui, a Bruxelles, sì, perché lui è lì. E lo spettacolare di questo film è che traccia una mappa di Bruxelles dall'alto, segna illuminandolo il punto dove sta la Commissione,
che davanti dall'altra parte della strada, la Commissione, c'è la European Roundtable of Industrialists con i suoi, cioè fanno case e chiese lobbistiche, proprio scendono, fanno colazione, vanno lì e sono contenti. Vediamo un po' però la loro bellissima idea di economia, quello che poi noi abbiamo venduto come il sogno di integrazione digitale, che cosa sta producendo ad oggi. Disoccupazione 12,7%, soggetti impiegabili in processi produttivi, ora vi spiego questo dato, i soggetti impiegabili in processi produttivi vanno al di là del dato di disoccupati, perché quando si contano i disoccupati, si contano le persone che cercano lavoro, non lo trovano, mandano un curriculum e non riescono a sbrogliare la matassa, ma ci sono comunque tante persone che hanno smesso di cercare lavoro perché oramai si sono abbattute, perché sanno che non ce la faranno, tutte le conseguenze poi psicologiche e sociali che sono portate dalla disoccupazione, che non vengono contate nel calcolo della disoccupazione. Ecco, fra disoccupati e soggetti che hanno smesso di cercare, abbiamo più di 7 milioni di persone che potrebbero essere produttive in Italia, e guardate, per produttive intendo qualsiasi tipo di produzione, che fosse anche quella estremamente e meramente sociale, ok? Disoccupazione giovanile 42,6%, prestazioni per disoccupazione involontaria più 1.950.000 a metà del 2013, cioè sono quelli che hanno chiesto la cassa integrazione straordinaria, ok? Perché hanno perso il lavoro. Il PIL nel 2013 ho scritto circa meno 1,9, perché il dato deve uscire a fine mese, si fanno delle elevazioni trimestrali e si prende in considerazione nel trimestre poi il dato prima. L'ultimo dato da un meno 1,9, tutti dicono che sono ottimisti, perché la rilevazione dell'anno segnava un più 1 dopo 24 mesi negativi. Io non ho capito come fa un più 0,1% a far pensare che dopo 24 mesi negativi la disoccupazione o comunque il PIL sia... Vabbè, comunque lasciamo stare loro. Furti più 6%. Ecco, i furti, così come altre tipologie di analisi e di dati rilevati dall'Istat, sembrano le conseguenze sociali della disoccupazione. Se non puoi mangiare, se c'hai una creatura, se vai a rubare. Eccoci, più 6%. Attività economica cessata a livello locale meno 10%, questo è un dato estendibile a tutta Italia. Se avete degli amici a Sassari e ne conoscete 10, e 10 fanno i commercianti, uno ha chiuso l'attività. Sì, ok, ok, però in media è così, quindi non ci fosse dato luglio 2013. Il 50% delle famiglie italiane ha un reddito inferiore a 2.000 euro al mese. E ci sono i mutui, chi non c'ha casa paga l'affitto. Non mi sembrano delle grandissime cifre, insomma, per questo euro e per questa austerità espansiva che ci avrebbe dovuto aiutare. Poi non so voi come l'avete detto. Oh, che cosa succede se il nostro paese rimane nell'euro così com'è? Io pensavo che non servissero parole, che bastassero queste tre soldi. Però c'è una chicca nelle foto, quella centrale. Parliamo prima di quelle laterali. Allora, in basso a sinistra avete il risultato di una manifestazione in Grecia fatta da persone che appunto avevano fame, gli stavano chiudendo la fabbrica, li hanno pestati, e c'erano anche gli studenti a solidarizzare con loro. A destra vedete immagini che sicuramente vedete anche qui. Al centro la cosa più agghiacciante, vedete, c'è un link che dice Grecia, crisi economica, cibi scaduti, Samaras. Samaras ha autorizzato la vendita di cibi e la distribuzione di cibi scaduti alla popolazione, e quello che vedete è il risultato della distribuzione di cibo scaduto. Guardate come se lo accaparrano, quella è fame, eh? Non è una base, quel cibo l'ha autorizzato il governo. Diamo retta alla troica e distribuiamo il cibo scaduto. Guardate le persone come se lo dico, sembrano i saldi. Ok?